se potevi dare un contributo sul concetto di regola, come concetto che appartiene a entrambe le parti, sia alla famiglia che accoglie, sia alla famiglia che accolta, nel senso che spesso lo vediamo come elemento di grande criticità da una parte e dall'altra, che c'è la parte della famiglia accogliente, nel senso che l'istinto caritativo in senso elementare del termine, a volte induce a essere più laschi sembrerebbe essere più caritatevoli a essere indulgenti, quando invece magari ci accorgiamo che l'applicazione della regola diventa educativa, anche se magari è difficoltoso da applicare. E d'altro lato, per chi viene accolto, la regola in teoria è un elemento di educazione e di accompagnamento all'affrancamento progressivo, perché chi riesce progressivamente a mettersi a accettare delle regole probabilmente sarà anche più capace a essere autonomo domani, però la tentazione da parte di queste persone a scantonare le regole è sempre dietro l'angolo, è anche umano che sia così. Ecco, vi chiedo, vi faccio un suggerimento, un'indicazione su questo aspetto, sulla dinamica che si instaura in questa logica. Facciamo due, tre interventi. Secondo intervento lo faccio io, era un po' sul tuo primo punto, che era l'antropologia del desiderio. Pensavo che a volte noi rischiamo, nella relazione di aiuto, di vivere semplicemente un'antropologia del bisogno, senza, appunto, anche se il bisogno è grammatica del desiderio, tu ci hai detto, però mi riferisco al fatto che fondamentalmente molte delle nostre relazioni di aiuto nascono perché una persona porta il suo bisogno, no? Viene col suo bisogno, penso che difficilmente venga col desiderio, o comunque non lo manifesta, forse perché non pensa neanche che tu possa ascoltare il suo desiderio, ma adesso questa sarebbe già una valutazione. In ogni caso l'approccio è questo, quindi mi domandavo, ma anche come fare, come essere capaci di ascoltare il desiderio, ma anche essere capaci di far manifestare il desiderio. Però l'appiattimento all'antropologia del bisogno non è semplicemente magari appunto il povero, il fragile che ti viene, ti manifesta il bisogno e non il desiderio. Ma l'appiattimento può essere, l'appiattimento si tratta comunque in quest'ottica, sì, può essere anche da parte nostra, cioè il dire: io ti soddisfo il bisogno, ti do il pacco, ti do l'housing, ti do questo, cioè ti soddisfo il bisogno e ho finito la relazione. In questo senso, quindi, sta anche dal colui che è il donatore, sul secondo punto, che in realtà potrebbe rischiare di appiattire la relazione di accompagnamento nel soddisfacimento dei bisogni, e non anche perché la sensazione a volte è che il soddisfacimento del bisogno, se almeno non siamo capaci a soddisfarlo, ci sembra più facile e addirittura a volte gratificante. Andare a soddisfare il desiderio forse diventa spesso più impegnativo e coinvolgente nello stesso tempo per noi, e a volte frustrante, perché non tutti i desideri siamo capaci di soddisfare. Mi viene una domanda che in qualche
modo si ricollega a questi momenti di crisi. Troviamo una differenza forte nel valutare una persona in un fermo immagine piuttosto che in un'evoluzione, in un'involuzione, quindi il tempo come elemento che scardina le sicurezze di essere donatore piuttosto che ricettore di doni. La difficoltà di porsi dall'altra parte, sia parte di chi sta aiutando, perché in teoria si sente sempre dalla parte di chi sta aiutando, rispetto invece a chi è aiutato, che un domani potrebbe diventare colui che aiuta. Vedo la difficoltà proprio nel lavoro quotidiano di porsi in una prospettiva dinamica e non invece in una situazione statica. Io sarò sempre quello che dona e lui sarà sempre quello che dovrà ricevere o vorrà ricevere. Ci sono tante famiglie che fino all'altro ieri non si immaginavano nemmeno di venire a una Caritas, in un centro d'ascolto, in un centro di servizi, piuttosto che qualcuno che fino all'altro ieri aveva bisogno e che oggi si offre come volontario, perché ha in qualche modo mantenuto dentro una voglia di restituire, una voglia di poter, di dare qualcosa di quello. Alcune sono già anche beh, innanzitutto è interessante vedere come tutte queste domande in qualche modo ci riportino già da subito a Giacobbe, cioè ci disarticola. In fondo sono domande che dicono bene, tutto questo mi disarticola, mi muove la sedia su cui sono seduto. Per quello che riguarda il rapporto tra il discorso delle regole, io sono convinto di questo, qui mi faccio riferimento a un filosofo importantissimo, Ric Kœur, il quale in una sua opera ricorda una dinamica importantissima, anche come genitori voi, ma in questo caso non come genitori. Occorre recuperare il senso della narrazione, cioè tu papà, faccio l'esempio sul papà perché poi evidentemente come in tutta la relazione, tutta la conversazione era, prima di dare delle regole narra la vita, torni a casa la sera, racconta che cosa è successo, racconta come ti sei comportato, racconta perché hai preferito stare zitto anziché fare rappresaglie, anziché rispondere per le rime, racconta la vita, poi ci sarà la regola. Ricœur dice l'eurésit e la parola, no? Prima c'è il racconto, racconta la vita, narra la vita, poi dentro il racconto allora potrei dire non si litiga, perché tu hai raccontato una, due, cinque volte che in situazioni in cui pure ci hai sofferto, in cui pure ti hanno calpestato, ma non hai litigato, non hai mai voluto entrare nella logica della rappresaglia. Questo è l'esempio. Allora, la narrazione e la regola. Io credo che noi, non è un caso che i Vangeli siano narrazione e le regole siano regole. Ecco, credo che noi dobbiamo recuperare un po' in tutte le cose che facciamo. La narrazione vuol dire che tu racconti a chi è lì, ma che uno veda la vita, la narri anche vivendola. Io credo che dobbiamo mettere al primo posto questo fatto. Cioè, chi entra in contatto con un adulto, chi entra in contatto con una coscienza credente adulta che vive nella comunità cristiana, che si adopera di dare la propria esistenza alla qualità evangelica, ecco, tutto questo deve apparire nel racconto della vita. Allora dopo c'è posto anche per la regola. Allora puoi dire non bisticciare, non alzare il tono, non pretendere. Io sono di questo sono convintissimo. Allora, le regole, primo passaggio. Quindi, prima di arrivare alle regole, dobbiamo fare in modo che la gente abbia la percezione che la vita vissuta e quindi narrata abbia già in sé, il proprio grembo, questi valori, di cui poi evidentemente c'è anche la formulazione non si litiga. Allora puoi dire a tuo figlio, no, non si litiga.
tuo fratello non dici cretino, ma perché ha visto che mai papà ha alzato mai e mai ha sentito che di fronte a un contenzioso io ho utilizzato quel linguaggio che poi evidentemente non posso impedire mio. Ecco questo. Passaggio successivo. Qual è nella struttura etica il ruolo della regola, il ruolo della legge? Allora, il discorso è questo, no? La legge istruisce la coscienza perché la coscienza poi vada allo spirito della legge. Onora al padre e la madre è, per noi cristiani, è un comandamento. Cosa vuol dire onora al padre e la madre? Vuol dire che io, raggiunto dalla legge, nella mia coscienza la rielaboro e cerco di estrarre lo spirito della legge, perché è comoda la legge. Cioè la coscienza non è lo sconto sulla legge, ma la coscienza ha la forza ricreativa che la legge in qualche modo formale ha trattenuto, ha ingessato. Allora ecco che quando voi, quando noi, quando nelle Caritas, quando nell'housing sociale, quando nelle nostre si vivono queste regole, si applicano le regole, ecco, far vedere sempre che la regola è uso il linguaggio un po' della chimica, la regola è il precipitato storico formale del valore, ma io attraverso la regola devo recuperare il valore. Onore al padre e alla madre non vuol dire far l'assegno, può darsi che io non possa tenere i miei genitori in una situazione, però è diverso, così in tutto. E qui io ti suggerirei questo, queste due cose, ecco. Recuperare la narrazione nella vita, la vita narrata prima che congelata dentro norme che pure ci sono, dentro principi che pure sono necessari, ma devono essere la conclusione di una narrazione. Tu a tuo fratello non dici cretino, ma tu in famiglia non hai mai visto un genitore o uno che ha usato questo linguaggio nei confronti degli altri. Allora ci sta il principio legale. E l'altra cosa anche, la legge. Invece per quello che riguarda, non so se però, non saprei come, però quello lì della narrazione per conto mio lo dobbiamo tanto recuperare. La dialettica desiderio bisogno, chiaramente c'è il rischio di un po' tutti gli aspetti di rischio, no? C'è il rischio di vedere l'altro come un fascio di bisogni, come soggetto di bisogni, e non invece come figura di desiderio. Ecco, questo giustamente tu e anche Pitto dicevate, tutto questo dietro intuisco, perché chiunque lavora in una Caritas parrocchiale o diocesana sa quanto ci possa essere la fretta, ci possa essere il desiderio di efficienza, ci possa essere a un certo punto una mattinata lunghissima, il dodicesimo che viene al centro d'ascolto, dimmi che cosa vuoi ma adesso andiamo. Ecco, invece quello di risalire sempre, e questo però è un bel impegno etico, risalire sempre dal bisogno al desiderio. Guardate che è un servizio enorme che noi facciamo. L'altro, guardate, Gesù con la Samaritana è splendida, ma Gesù ha sempre fatto così. Ed è una figura etica importante per noi, proprio risalire tutti quelli che vengono in fondo, desiderano essere riconosciuti come persona e desiderano che quello che viene loro dato venga dato attraverso anche il consenso, non per un dovere, ma io volentieri, con il cuore, acconsento a quello che ti sto dando. Guarda che si capisce, quando ricevo qualcosa che mi viene dato con un cuore consenziente, io me ne accorgo, come mi accorgo quando invece mi vogliono parare via con un oggetto che risolve, soddisfa la richiesta, ma spegne la persona. E questo, e quindi ce n'è per tutti, ce n'è anche per noi sacerdoti in confessionale, è la stessa logica, far sentire sempre l'altro persona con il suo desiderio di una vita, di una qualità buona della vita. Questa ce l'hanno tutti, questo è il vero DNA. Il desiderio di una qualità buona della vita, io dicevo prima del compimento, è la stessa cosa, è il nostro DNA, camuffato, nascosto,
calpestato dalle preoccupazioni, magari anche molte volte banalizzato da tante cose. Ecco, io credo, sono convinto di questo. Stiamo attenti sempre a non limitarci a trattarci a livello di bisogni più o meno indotti, più o meno basici. Anche perché qui c'è la frustrazione, ecco, tu parlavi di lo segnato, qui c'è la frustrazione. E invece c'è la gioia quando mi accorgo che ho incontrato la persona. È come Giacobbe, no? Quando mi accorgo che l'altro esce dalla relazione disarticolato in senso positivo. Io uscirò disarticolato zoppicando, l'altro esce con una benedizione. L'altro potrà bene dire il momento in cui ti ha incontrato. Chi esce da un legame di housing sociale, chi esce da uno sportello Caritas, esce benedicendo. Ecco, poi quello che riprende un po' anche la prima risposta, no? Beh, certamente occorre mettere in conto il tempo. L'housing sociale è chiaramente un impegno enorme, proprio su questa logica, perché mette in conto un percorso, non mette in conto degli incontri sporadici. Uno può venire anche tutte le settimane alla Caritas, però invece è un accompagnamento più, e certamente sarà impegnativo. Del resto è proprio questo il senso di un'etica creativa. L'etica creativa, l'etica della restituzione è questa. Io mi accorgo che nella vita sono destinatario di un'immensa quantità e qualità di beni, di doni. Tu provi a pensare cosa siamo costati noi e i nostri genitori e la nostra società in fatto di studi. Quanto patrimonio restituisco un po', cerco di restituire. Allora, l'etica creativa è un'etica della restituzione. Cioè, creo, ricreo i doni che ho ricevuto, li riaggiorno in modo tale che chi bussa la mia coscienza, bussa la mia competenza, bussa la mia professionalità, possa trovare un accompagnamento, una risposta. Ecco, qui il discorso del tempo è chiaramente indispensabile. L'housing sociale nasce perché probabilmente la Caritas si è cresciuta e è in grado di mettere in campo energie e tempo, perché l'housing sociale lo leggo così, c'hai energie di alto livello, di un certo spessore, e anche la possibilità di persone che mettono il loro tempo, perché sarà meglio non farlo. Degli interventi, lasciamo passare ancora un giro. Mi ha colpito molto quando la prima risposta ha parlato del occorre recuperare il senso della narrazione della vita, perché poi alla base c'è sempre il desiderio di narrare se stessi e di essere ascoltati. E questo può nascere come un bisogno, ma poi in realtà è un desiderio. Però tutto questo esige tempo. E il tempo è un'altra, lo diceva lei, alla fine delle sue risposte. Il tempo è importante, è prezioso. La relazione esige tempo per svolgersi, per crescere. E io metterei come un'altra categoria fondamentale. Il tempo non è solo il tempo in cui ci si incontra, ci vediamo ogni giorno, ci vediamo periodicamente, eccetera, eccetera. Il tempo è anche quello interiore, l'incontro, la relazione che si sviluppa, ti porta a dedicare del tempo per riflettere all'incontro che hai avuto, per riflettere a quello che è emerso dall'incontro. Quindi anche un tempo interiore. Non c'è solo il tempo esteriore in cui avviene un incontro, in cui avvengono dei fatti, c'è anche il tempo interiore. La narrazione ha tempi diversi, infatti. E niente, semplicemente questo, che per intessere
una relazione, per intessere un incontro, tutto ciò esige del tempo, che a volte non c'è, o che a volte ce n'è troppo poco. A volte partire mi permetta dalla regola, dove da regola non si intende, l'abbiamo capito, cosa si intende. Non è il voler svivere, a volte è un modo per iniziare una relazione, perché poi se la regola non è fine a se stessa, porta sicuramente anche la regola a narrare, a dire ma perché? Perché sei contrario a questo? Perché? Perché la mia vita è questa, la mia vita finora è stata questa. Quindi è nel tempo che si può configurare, che si può costruire qualcosa. E penso che anche ci sia bisogno di tempo perché non ci si soffermi solo al bisogno, perché il bisogno possa portare, una volta soddisfatto, o nei momenti in cui si soddisfa il bisogno, a qualcosa di ancora più profondo, perché al fondo di ognuno di noi c'è il desiderio di essere riconosciuti, nella propria dignità, nella propria volontà di realizzazione di se stessi. E questo non è solo da parte di chi riceve, ma anche da parte di chi dona. Ecco, mi scusi, solo una riflessione che mi è venuta non solo dalla sua reazione, ma dalle domande e dalle risposte. Io voglio porre una domanda e parto da un dato concreto. Mi arriva una richiesta e devo dare risposta a questa richiesta. Una casa, un appartamento, una disponibilità temporanea per non stare in strada. Di fatto, quando vado a dare una risposta, che mi piaccia o no, ho da una parte un po' il povero meritevole di una risposta, e se non gliela do, ho un povero non meritevole di una risposta. Allora, se da un punto di vista sociologico ed economico posso anche darvi dei criteri per recuperare queste due categorie e inserire le persone in queste due categorie, ti chiedo, da un punto di vista più etico, morale, uso questa parola per dire la stessa cosa, come mi gioco poi io quando ho dato un tipo di risposta e so che comunque ho messo una situazione nella categoria dei poveri non meritevoli e quindi non gli ho dato risposta? Concludo e dico, posso anche condividere con altri 4, 5, 10 la scelta, ma poi nel chiuso della mia stanza io ho dato un giudizio. Allora, questa cesura tra poveri meritevoli e poveri non meritevoli è risolvibile a livello etico, a livello morale? Quindi chiudiamo con queste risposte. Risposte. Se domande. Potrei, ma certamente il discorso del tempo, tant'è che anche in alcune forme di carità si parlava delle banche del tempo, no? Cioè, certamente la figura del tempo, della riflessione, del tempo interiore richiede davvero che la coscienza di ciascuno di noi, nella misura in cui si entra in quest'ottica, in queste ottiche, rifletta seriamente. Cioè, voglio dire, l'incontro di stasera ci deve disarticolare, perché se entro in quest'ottica qualcosa nella mia vita la devo cambiare. Per esempio, dovrò riorganizzare il tempo, perché non potrò dire io partecipo al programma, al progetto di housing sociale, però la mia giornata rimarrà qua. Inevitabilmente ci rendiamo conto che quando facciamo delle cose serie ne va di mezzo, evidentemente, la cosa mi disarticola. Buon Giacobbe è interessante, la cosa mi disarticola. Poi troverà lei, troverà ciascuno di noi, troverà il modo per poter riequilibrare, perché poi uno ha le incombenze di prima, per cui sono d'accordo su quello che ha detto, perché è una riflessione anche molto bella, ma c'è questo fatto. Io accetto, questa sera ho sentito, adesso mi prendo una settimana, 15 giorni di tempo, riorganizzo,
un attimo la mia vita, ripenso ai miei figli, alle mie situazioni, al mio lavoro e vedo che cosa posso fare. Certamente non posso uscire da una proposta che la Caritas fa di housing sociale pensando che è soltanto una verniciatina alla mia vita. Non è una verniciatina, è veramente un invito a disarticolare e a riarticolare. Adesso me la disarticolo, se entro in quest'ottica. Metto in cantiere del tempo, metto in cantiere delle energie, metto in cantiere delle risorse, metto in cantiere il tempo dedicato al lavoro d'equipe, perché dovrete partecipare, chissà quante riunioni dovete fare, perché solo il tempo delle riunioni per entrare in quest'ottica io non lo immagino, insomma. Cioè cambia parecchio, è una cosa grossa quella che avete messo in piedi ed è una cosa grossa quella a cui in tanti desiderate partecipare. Adesso però bisogna tirare le conseguenze, uno tranquillamente, serenamente può dire no, non ce la faccio, ho capito di che cosa si tratti, non ci sto dentro. È serietà anche questa, no? Fermo restando il fatto che nessuno di noi si permette di giudicare un altro che dica non tempo, non ci sto dentro, ho capito bene di che cosa si tratta ma non ci sto dentro. Ecco, per cui questo sì, come pure il tempo interiore certamente. Ecco qui, credo che anche questo, no? Se entro in un'ottica di incentivare, intensificare lo spazio e il tempo che io do alla Caritas, alla carità nel senso ampio della parola, e tutto questo comporta un aumento di tempo per la riflessione. E quindi la vita interiore probabilmente viene, anche qui, viene a modificarsi. Mi modifica la vita interiore. Se io prendo a cuore delle persone, la vita interiore me la modifica, mi si modifica. C'è una delle beatitudini molto belle che quando ero parroco utilizzavo tantissimo, soprattutto nelle liturgie di congedo e funerali. Cioè, come dice beati, perché ci ho pensato su un po', perché mi sembrava un po' troppo doloristica, no? Beati quelli che piangono perché saranno consolati, beati gli afflitti. Adesso la traduzione è un po' diversa. A pensarci, perché? Perché a pensarci bene questo. Quando è che uno è afflitto, signore? Uno è afflitto quando ha così tante persone sul suo cuore che di tanto in tanto si espone al lutto. Chi non è afflitto? Ecco perché è una beatitudine. L'afflizione è l'altro lato dell'amore. Se non ami, non ti affliggi, partecipi ai funerali ma non piangi. Se piangi è perché sul tuo cuore ci sono talmente tante persone che sei esposto più di tanti altri al lutto. Nell'Apocalisse c'è chi è che non piange, che non fa lutto? Babilonia, perché era la meretrice. Allora, riflettendo un po' su questo, no? Io credo quante persone, uscendo questa sera, no? Quante persone adesso, al di fuori di quelle con le quali ho un rapporto di doverosità, i familiari, altri, quante persone abitano la mia coscienza, abitano il mio cuore? Quante sono? Ce ne stanno altre? Se ce ne stanno altre è un peccato non fare spazio. È la cosiddetta, in psicologia si chiama la terza dimensione. Quando tu vedi in una famiglia che c'è questa terza dimensione, un clima, lo percepisci, no? Andando nelle case. C'è un clima, due persone che si rispettano, parlano sottovoce, si vogliono bene, è tutto condiviso. C'è serietà. Ecco, questa terza dimensione, quando è così ricca, è veramente l'habitat naturale per cui nascono dei figli, o perché ci sia spazio per altre persone. È un peccato che in molte case c'è una terza dimensione ricchissima sottoccupata. Ecco, pensateci. Però credo che qui ci siano tante case che hanno la terza dimensione. È occupata tutta, se è occupata tutta è in pace, non ci sta, non posso pasticciare. Non posso pasticciare, ma se non è occupata tutta, probabilmente non so quanti, l'età per altri figli, c'è il tempo per, appunto, perché altri abitino la mia casa, altri usufruiscano di quel clima di serietà, di affettuosità, di rispetto, di attenzione perché il bisogno lieviti verso il desiderio riaccuperi il bisogno. Questo sì. Ecco, pensateci, io credo. Qui risponderei proprio con questo, no? Con questo, cioè la terza dimensione,
E questa terza dimensione è il luogo anche dell'afflizione, però in senso positivo. Se nella mia terza, se nella nostra terza dimensione ci apro e ci abito una, due, cinque famiglie, oltre i miei figli, chiaramente soffrirò di più. Però è veramente l'afflizione come beatitudine e non l'afflizione come castigo o come prova che poi rischia magari di mettermi addirittura contro di me. Beati gli afflitti è molto bella. È l'altra forma dell'amore, l'afflizione, se no. Ecco, poi invece l'ultimissima è poveri meritevoli. E qui io utilizzerei appunto la categoria proprio del rispetto, no? Cioè quel sentimento della singolarità e della trascendenza di chi ho di fronte. Ecco, noi certamente abbiamo bisogno anche di generalizzare un po', no? Questo assomiglia a quello là, poi ecco, poi facciamo le categorie. Ecco, io direi non so, però c'è Andrea, c'è Pitto, c'è Paola, ci sono tutti voi che lavorate in modo stretto con la Caritas, no? Provate proprio a pensare a questo, ecco. Questa capacità di immergermi nella singolarità. Credo che il margine di errore si restringa se io riesco proprio a capire il più possibile, a interpretare il più possibile la singolarità trascendente, irriducibile, inoggettivabile che ho di fronte. Perché se lo capisco bene ha magari senso anche un no, se lo capisco bene. Se sono di fretta, magari il no è dettato dal fatto che sono di fretta, oppure che quel giorno lì è andata così. Io, l'unica risposta che mi viene è proprio questa, è nell'etica, cioè nell'aspetto di rispetto che è proprio di una coscienza morale. La vera coscienza morale è la coscienza che restituisce, modificando e arricchendo i doni di cui si sente destinatario e che appunto restituisce nel rispetto, proprio senso profondo della trascendenza. Ho di fronte a me un mistero, e di fronte a un mistero, un po' come Mosè quando si accosta al rovetto ardente, di fronte a un mistero togliti le scarpe e vai in punta di piedi, poi penso che non sbagli. Se invece di considerare l'altro come un mistero singolare lo considero come il numero di una categoria, presumo che sono molto più esposto all'errore, alla faciloneria, però appunto alla fine è la settima voce, è la tua, il numero 7 è vostro, eh? Il numero 7 è vostro, non è un protocollo da applicare, però ecco, siate voi stessi, poi gli altri si accorgono quando si è persone serie. Bene, ancora un grazie ancora.